Allora ragazzi, bentornati su questa rubrica, che questa rubrica non so manco io qual è, New Retro, ecco, siamo su New Retro esattamente ragazzi, perché questa volta parliamo di un classico dei videogiochi rivisitato in chiave moderna fra virgolette perché sto già uscito ormai una quindicina d'anni fa, e si intitola Tetris Worlds, esattamente è una nuova versione del Tetris, un po' strana. Ne parliamo perché a breve uscirà Tetris, quello di Tetsuya Mizuguchi, ovvero Tetris Effect per realtà virtuale, VR. E quindi vediamo cosa c'è stato prima, tra il Tetris normale, di cui abbiamo già parlato, abbiamo visto la versione quella della Atari da sala giochi, che è una delle versioni più belle del Tetris classico. Vediamo ora la versione uscita, se non era nel 2003, mi pare, è uscita questa, ma vediamo bene la data di preciso. Tetris Wars di che parla? Parla dei tetramini che vanno a invadere vari mondi nell'universo e li vanno a colonizzare. Ed è un po' questo gioco qui è un po' il Hello, citizens. ciao We are cittadini. facing the ultimate crisis. L'ultima Under 50 crisi, il loro mondo sta per essere years distrutto e quindi devono in trovare our nuovi hands, less mondi than 1 million have da died colonizzare i in nostri cari support of life tetramini. as we know it. And Hadar, our son, has grown old. Now we Il learn sole that sta it per will esplodere, go ragazzi. nova far sooner than expected. As it Molto più runs out of presto del time, previsto, dice la Hadar will voce. briefly become the brightest object in our galaxy. We must find a new home. Devono trovare una nuova casa perché il Tetrion sole have sta been per detected esplodere. on other planets in our Hanno galaxy. visto nuovi pianeti Your nella loro mission is to open galassia the che Tetrion on possono the essere other side adatti ad so that ospitare la we can vita. evacuate safely. Ecco qui i tetramini. Before Ma our goal devono is destroyed. colonizzarli. E ovviamente costruendo con il Tetris vanno a rendere questi pianeti brulli, li vanno a rendere abitabili. E quindi capiamo che questa qui è un po' l'evoluzione del Tetris, perché ci sono varie modalità di Tetris, c'è anche un ambiente che cambia mentre noi giochiamo, e questa cosa qui si ricollega al Tetris Effect di Mizuguchi che uscirà a breve. E infatti mentre noi giochiamo nel Tetris Effect, mentre noi giochiamo, il mondo attorno a The noi future cambia. of Midokind depends on you, brave Anche qui Tetrion. succede la stessa cosa, mentre noi giochiamo, il mondo del Tetris, il mondo attorno a noi, l'universo, il pianeta attorno a noi cambia e si evolve. Ed è lontanamente simile a quello che fa Mizuguchi, solo che Mizuguchi lo farà in maniera molto più diciamo psichedelica, anche molto più coinvolgente, molto più spettacolare, anche grazie all'aiuto della realtà virtuale. Questo qui però è un suo predecessore, adesso andiamo a vedere ragazzi. Facciamo story mode. Posso cambiare personaggio. Allora io questo gioco ce l'ho anche in versione Xbox classica, la prima Xbox e PlayStation 2, però la versione PlayStation 2 è molto diversa da questa, invece la versione Xbox è sì, molto simile. Sì. Come E ho fatto il rank up, ovvero sono riuscito a fare quelli entro, non erano 5, erano 3, non lo so, comunque sono riuscito a fare il goal, sarebbe il nostro obiettivo entro 2 minuti. Ma c'ho altri 2 minuti, devo fare 10 linee entro 2 minuti, se non erro. Ma questo c'era un tasto per metterselo da parte, come era F1, non mi ricordo ragazzi, ebbene il dubbio. L'ho fatta la cazzata comunque. In pratica adesso noi abbiamo fatto un obiettivo, l'abbiamo fatto. Non mi ricordo quanti obiettivi bisogna fare per poter vedere un cambiamento nel fondale. Quando avremo finito la partita, che adesso vi farò vedere, ci sarà un cambiamento nel fondale in base a quanti obiettivi abbiamo risolto, ok? Abbiamo fatto allora. Non mi ricordo il tasto, devo cambiare i tasti ragazzi, perché non so neanche qual è il tasto per mettere da parte i pezzi, perché è molto tempo che non c'è gioco a sto gioco, quindi come vedete c'ho 7. Ah, ecco, perché come vedete ho fatto 3 linee e mi ha dato 3 obiettivi fatti, da 10 siamo passati a 7. Se invece faccio tipo il Tetris, me lo segna come più di 4 linee.
me lo segna di più, anche uguale se facendo il doppio Tetris te lo segna di più. Vabbè, finiamo sta partita che tanto è disastrosa. Vediamo, arrivano dei tetramini e adesso il fondale dovrebbe un minimo cambiare. Semplicemente viene la pioggia e cominciano a crescere le piante, vedete? Cominciano a crescere le piante, è un po' cambiato, praticamente da che era un deserto brullo adesso già c'è della vegetazione, poi andando avanti ci saranno degli alberi che si creano. Adesso però noi usciamo, andiamo a modificare i tasti, ragazzi. Andiamo sulle opzioni, i tasti. Come faccio a cambiare i tasti? No, ragazzi, per cambiare i tasti devo quittare, devo proprio andare, perché c'è una mini utility che ti fa cambiare la modalità video e anche i tasti. Adesso quindi interrompiamo adesso il gameplay, ragazzi, e riprendo fra poco. Allora, rieccoci al gioco, ragazzi. Io ho cambiato un po' tutti i tasti, li ho messi molto più comodi adesso. Andiamo a far rifare lo story mode, cambiamo il mondo, mettiamo il secondo che è Square Tetris. No, il secondo bisogna fare i quadrati, non è tanto interessante. Facciamo questo qua, il Cascade Tetris, che non me lo ricordo, quindi lo vediamo insieme com'era. Allora, qui mondo d'acqua, mondo acquatico ci abbiamo. E cosa bisogna fare nel Cascade Tetris? Non me lo ricordo, ragazzi, adesso vediamo subito. Era tipo fare delle combinazioni, cascade. Allora, questo qui ce lo mettiamo da parte perché ho imparato come si fa. Poi questo lo mettiamo così. Poi qua questo lo mettiamo così. Allora, ci abbiamo un minuto e mezzo di tempo adesso per fare 5 linee. Già sto perdendo tempo perché non so, non c'è un tasto. Mi pare che non ci sia un tasto, oppure non lo so io, per mandare giù veloci pezzi. O forse c'è, ma io... Ah no, c'era il tasto per mandare giù veloci pezzi, però non me lo ricordo, ragazzi, qual era. Quindi sono abbastanza nella merda. Comunque... Ecco, facciamo così. Facciamo così. Dai, c'è un minuto e 13 per fare... Ma questo lo mettiamo così. Questo lo mettiamo così. Questo... No, ho fatto la cazzata, però vabbè. Sto giocando maluccio, è un po' che non gioco al Tetris. Ricordate nel gameplay del Tetris da bar ho fatto decisamente di meglio. Sentiamo qua sopra. 42 secondi, dai. E ce l'ho fatta a fare il primo rank up. Cascade Tetris, non mi ricordo com'è. Proviamo a fare una linea non attaccata al fondo, vediamo come funziona. Ah, ecco, vedete? Che ha fatto? Mi ha cancellato anche l'altra linea che non era... Boh, non lo so. Cascade, boh. Che cavolo è il Tetris Cascade, ragazzi? Non c'ho idea. È tipo una... Ah, Cascade sulle combo. Ecco, non mi ricordo. Sulle combo, quelle che negli altri giochi chiamano combo, qui chiamano Cascade. No, cazzo, ho sbagliato tasto. Mannaggia. Sto giocando malissimo, ragazzi. Mancano due cascade, dai, c'ho un minuto e 12. Vediamo se riesco a fare qualche altra bomba. Cacchio, c'ho il pezzo lungo proprio quando non mi serve, infatti l'ho messo malissimo. Ce n'avevo già, ecco, altri, tutti i pezzi lunghi quando non mi servono, no, terribile questa cosa. Adesso mettiamo così. Quindi ho fatto già due rank up. Ho fatto, mo devo fare 15 linee prima che scada il... Cioè, prima ho sbagliato quando ho detto Tetris, doppio Tetris. Il tal Tetris è quando fai 4 linee, no? È semplicemente solo linee. Devo fare 11 linee adesso. Vediamo un po'. Mi mancano 3 linee.
Ok, ho fatto quindi tre cascade, cioè tre rank up. Quindi ora, quando finirò la partita, vedremo che il fondale si evolverà tre volte addirittura. Sto giocando male, però comunque sono riuscito a fare tre rank up. Andiamo adesso a vedere come cambia il fondale dopo questa partita l'abbiamo fatto. Infatti mo morirò apposta, così lo vedremo. Andiamo a vedere apposta. Mo morirò apposta, andiamo a vedere come cambia il fondale. Allora, arrivano nuovi coloni in questo pianeta dal portale, perché questi sono portali in realtà in questo gioco. Geyser, salgono delle rocce. Tutto qua? Tutto qua? Ma mi ha fatto vedere una sola evoluzione, le altre due non mi ha fatto vedere. Aspetta, riproviamo. Niente, non mi fa vedere altre evoluzioni, ma che cazzo? C'è qualcosa che non quaglia? Aspetta, riproviamo, vediamo un po'. No, è così, sono saltate fuori delle rocce, ma delle cascate si vedono sul fondale, ma le cascate già c'erano prima. Vabbè. Ok, torniamo indietro. Adesso cambiamo modalità, vediamone un'altra. Allora, Antares, questo è Sticky Tetris. Allora, Sticky Tetris, e poi dopo vediamo pure Talita. Allora, vediamo un po' Antares, Sticky Tetris. Devo far andare via i blocchi che stanno sul fondo. Allora, vediamo qui, questo è un pianeta vulcanico. Vediamo, all'inizio è deserto, poi dopo dovrebbe venire un lago di fuoco qui, dovrebbe arrivare. Ah, devo pulire questi. Questo è tipo il Tetris, quello il Tetris Flash del Super Nintendo, no? Se ce l'hai presente, oppure il Tetris 2 del Game Boy. Come vedete, i pezzi non sono tutti interi. Questo perché possono cascare i pezzi dei vari pezzi, possono cascare per conto loro. Ma questo ce lo mettiamo da parte, che è proprio inopportuno quel pezzo lì. Questo lo mettiamo qua. Niente, comunque ho sbagliato comunque a mettere i tasti, perché dovevo mettere la rotazione all'inverso. Io sono abituato con la rotazione all'inverso. Con questa rotazione così non me ce trovo, ragazzi, veramente. Devo cambiare ancora i tasti, insomma. Ecco. Tipo questo lo posso fare così, casca giù. Poi, ecco, vedete, si è appiccicato. Gli stessi colori si appiccicano fra di loro. Per questo si chiama Sticky Tetris. Vedete, se metto vicino due colori uguali si appiccicano fra di loro, che è una bella variante del Tetris questa, perché aggiunge una certa strategia, tipo questo è un pezzo intero, non mi conviene metterlo giù, devo aspettarne uno spezzato tipo questo e così faccio due linee. Ho fatto qualche rank up, ho fatto, però come vedete non mi si resetta il rank up, non so perché. Devo aspettare comunque che scadono i 2 minuti, non lo so perché, è fatto un po' strano sta modalità, No, ho sbagliato, però beh, poco danno perché comunque... Ok. Comunque sto giocando con i tasti che non me ce trovo, ragazzi, perché io la rotazione sono abituato a rotazione a destra, sarebbe che quando premo il tasto di rotazione il pezzo ruota verso destra, invece come vedete mo ce l'ho che ruota verso sinistra, quindi non me ce trovo proprio. C'è anche un altro tasto, però l'ho posizionato sullo shift, è scomodissimo. Tipo io adesso con una sola rotazione avrei avuto il pezzo messo giusto, invece ho dovuto farne due, quindi non mi ci trovo, tipo adesso uguale. Non mi ci trovo proprio. Beh, sorprendendo un po' la mano, anche se la rotazione è al contrario rispetto a come sono abituato io, però ci sto riprendendo un po' la mano, dai. Oh, ho fatto 3 linee insieme. Ho sbagliato. Che cazzata ho fatto. Allora, questo lo metto qua perché mi funge da pezzo lungo. Perfetto. Questo Tetris, se ci sai giocare, è molto più facile il Tetris normale.
che consente di usare anche pezzi normali come pezzi lunghi, tipo così, no? Che guarda che roba, level up, sembra una favola. E pensate che so con la configurazione con i tasti che non me ci trovo. Quindi mettendo la configurazione normale sarei decisamente più bravo, più veloce soprattutto. Questo qua, mettiamo qua. Allora questo mo cambiamo il pezzo, mettiamo questo, facciamo così. Perfetto. Mi ricordo sto gioco venne smerdato in una recensione su IGN perché dissero che era possibile fare il trucco di giruotare all'infinito un pezzo per non farlo agganciare sotto, no? Però questa è una cosa voluta, ragazzi, che vi pareva che se i programmatori non volevano sta cosa la mettevano? È una cosa voluta, in pratica, perché il gioco si basa più sul tempo, come vedete a sinistra c'è il timer, quindi uno deve essere veloce e continuare a ruotare il pezzo sul fondo del barile. Mentre si pensa a cosa fare, è comunque controproducente perché scaduto il tempo tu non puoi più avanzare con il rank up. Infatti forse per questo adesso il rank up non ci avanza più, ragazzi, perché forse una delle volte il tempo c'è già scaduto, forse per questo adesso non lo so perché non ci ho fatto caso mentre giocavo. E level up grande. Adesso però noi adesso interromperemo questa partita, andiamo a vedere come si evolve il mondo dietro di noi. Penso di aver fatto due rank up, infatti vedete che dietro c'è il Mako Nemil, il nostro tetramino, che sta, diciamo, spippolando con questo portale, che poi questa lastra, questo monolito, rappresenta un portale attraverso il quale arriveranno i suoi amici coloni per migliorare questo mondo, no? Che noi stiamo visitando. E quindi adesso andiamo a vedere, ragazzi, anche se il gioco è ipnotico, sono propenso a continuare a giocare. Che gioco veramente figo, però come vedete non ci fa più avanzare di rank up perché rimane sempre a zero, quindi vuol dire che ho sbagliato qualcosa oppure il gioco non ci fa avanzare più di due rank alla volta. Quindi noi che facciamo? Quittiamo la partita e vediamo un po' che evoluzione ci avrà il nostro fondale adesso. Sono arrivati i due nostri amici. Guardate. Si è spaccato il terreno, c'è un fulmine spettacolare questa mutazione. E poi ovviamente andando avanti si arriverà fino al punto dove che vediamo qui nell'illustrazione. Questo qui, pianeta vulcanico. Andiamo a vedere quest'altro Talita che è livello... Hotline Tetris. I blocchi si dividono mentre vanno giù, devi fare le linee, devi fare una linea su una hotline. Vediamo un po' com'era sta hotline, che non me la ricordo, ragazzi. Spaziale sto livello, ragazzi, nello spazio. Ah, questo qui si svolge, in pratica dobbiamo fare la linea che sta, allora, questo livello praticamente in pratica si svolge dove? Si svolge in un viaggio stellare. Stiamo facendo un viaggio stellare, ragazzi. Allora, vediamo un po' così. No, così non conviene. Allora, riprendo questo e faccio così. Così già mi pulisco le stelline. Lo faccio anche così. Vediamo un po' di fare l'outline. Questo qui è praticamente una modalità di gioco rischio contro ricompensa, rischio versus reward. Ho fatto una hotline, vedete, però mi conviene fare quelle più in alto, perché se vado più in alto facendo la hotline alta, che succede? Succede che mi assegna più hotline di una. Ok, quindi se io ad esempio faccio così e provo a fare questa hotline qui, mi assegna più linee, però c'è il problema che ovviamente è più difficile perché siamo più vicini al bordo superiore, quindi adesso mettiamo qua. No, ho sbagliato, porcala, sto andando male, ragazzi. No, quello è caduto.
Mi manca solo un pezzetto per fare l'hotline. Eccola qui. Ho fatto l'hotline che mi ha dato due. Però come vedete mo sono nella merda perché mi sono messo in una posizione bastarda. Aspettate, aspettate. Lascio 30 secondi per fare l'hotline. Sì, ce l'ho fatta. Benissimo ragazzi, quindi ce l'ho fatta. Mo ho 2 minuti per fare 10 punti. Cerco di andare sempre alla seconda linea. Ecco, tipo qua, no? Come vedete sto cercando di andare alla seconda linea. Ecco qua, me ne ho fatte 2 con questo, ma me ne mancano 8, cacchio, 8, sono tante. No, ho sbagliato, porca. Vabbè, avete capito come funziona questa modalità, ma adesso noi andiamo, aspetta, provo a fare questa hotline, ma tanto non mi riesce, però. Niente, sono una merda, raga. E non lo devo mettere qui, sennò mi blocca quell'altro blocchetto, lo devo fare tipo così. Eh no, mi ha bloccato l'altro blocchetto. Niente, sono una merda, ragazzi. Vabbè, quittiamo, vediamo un po' l'evoluzione di questo pianetino. Dai, vediamo come dovremmo viaggiare più vicino a questo pianeta. Infatti, vedete, stiamo viaggiando verso questo pianeta. Ci avviciniamo a una nebula. Penso che sia una nebula. E poi andando avanti andremo verso questo pianetino che è un po' la terra promessa, come vediamo dall'illustrazione che adesso arriva, con l'arcobaleno, con tutte nuvole per aria, isole fluttuanti, figata, no? Adesso vediamo l'ultimo che è un Kulkalai, si chiama, difficilissimo, è il Fusion Tetris, che dovrebbe essere simile al Tetris 2, quello del Game Boy, ovvero con le bombette. Allora vediamo un po', il ghiaccio si spezza, pianeta ghiacciato. Andiamo a vedere come funziona sto Tetris qua. Ecco, vedete, infatti c'è la bomba lì, la vedete, devo far scoppiare quella bombetta. Come faccio? Non mi ricordo. Questo è veramente il Tetris 2 del Game Boy. Su Game Boy esisteva un gioco, una cartuccia che si chiamava Tetris 2, e funzionava così, che dovevi far scoppiare la bombetta, in sostanza. Ah, no, devi collegare. Ah, devi collegare. Non mi ricordo un cazzo, ragazzi. Non mi ricordo come funziona sto Tetris. Non mi ricordo. Proprio zero. Ma dovremmo aspettare che questa scenda giù e va lì nell'angoletto, ma. Ma come va? Facciamo così, va. Ah, questo tipo bombette le devo collegare alla bomba grande, vabbè. Stiamo andando male, eh? Ok, adesso devo collegare tutte queste bombette fra loro adesso, quindi devo fare una specie di filo. Ma me l'ha data buona, me l'ha data buona, non so perché, non so manco io come mai. Ma adesso devo liberare lo spazio lì per far andare le bombette dalla bomba grande. Così, vediamo un po' se mi riesce. Se la mettiamo qua. Se la mettiamo qua. Se la mettiamo qua. C'è il dubbio, no? Il dubbio amletico su usare le bombette per fare i Tetris o per avvicinarle, se, o sfruttarle solo per avvicinare alla bomba grande. C'è un solo minuto, mannaggia, questo dovrei incastrare là sotto, ma va un po' lento, non penso ci sia il tasto qui per velocizzare, quindi anche questo è un elemento di gameplay, che tu negli altri Tetris puoi velocizzare la discesa, invece qui c'è il timer, non puoi velocizzare, quindi devi stare molto attento. È un elemento di gameplay questo, quindi non è un errore di design, ragazzi, è proprio un elemento. Porca puttana, sto sbagliando tutti i pezzi e buttato. So fare cazzate, peggio cazzate so fare. Dai che me ne manca uno solo da avvicinare lì, porca puttana. Ce l'ho fatta? No, me ne manca sempre uno.
Devo aspettare, devo fare così, guarda, devo fare così. Sì, ce l'ho fatto. Ok. Quindi niente, per fare esplodere la bomba bisogna avvicinare i pezzettini piccoli lì al... al coso. Qua ne devo avvicinare 6 di pezzetti, vedete? Quello me lo devo tenere il pezzetto, mannaggia, non ci ho pensato, sono scemo proprio, eh. Ho avvicinato uno. Sì, me ne mancano 2, dai. No. Dai, mi manca l'ultimo. C'è un minuto e un quarto. È un quarto. La faccio veloce. Eccolo. Arriva. Sì. Vabbè, adesso questa modalità la quittiamo e vediamo un po' che evoluzione c'è nel nostro mondo. Arrivano 2 tetramini, amici nostri. Si spaccano i cristalli, escono fuori altri cristalli colorati. Questo è multicolore, cambia colore sto cristallo. Ok, quittiamo. E poi ovviamente nelle altre evoluzioni cambierà fino a diventare un pianeta tutto cristalloso. Vediamo l'ultimo che non abbiamo visto, che era il Square Tetris. Vedete, pianeta brullo, pieno di rocce, fulmini, rocce. Vediamo di fare almeno un livello, un rank up. Questo qui lo teniamo su. Devo fare square tag, quindi devo fare il quadrato. Non mi ricordo com'è qua, ragazzi. Come si fa square Tetris? Non mi ricordo. Tocca fare tipo dei blocchi alla... dei blocchettoni tipo Puzzle Fighter, mi pare, ma non mi ricordo, ragazzi. Tipo così? No, non funziona. No, ho sbagliato! Porca! Mannaggia la zozza. Com'era sta scortata? Non mi ricordo. Psst, ho messo il pezzo uguale, certo sto stupido, eh. Che cazzo, un piazzo questo? Mettiamolo qua. Ah, mi mancano 7, 4. Vedete che il doppio dare si è valso 3 punti invece che 1, che 2. Dai, mi mancano 3 punti. C'ho 38 secondi per fare 3 linee. È un casino, come cazzo fare? No, ho sbagliato, non ce la farò mai. Mi sa che questa partita è andata. Dai, mi manca un'ultima linea. C'ho 23 secondi per farla, su. E olè. Ho fatto il rank up. Adesso andiamo a vedere. Finiamo la partita, andiamo a vedere che evoluzione c'ho. Si apre il terreno con fulmini, le placche tettoniche, che non è una parolaccia, si chiamano proprio così. E allora ragazzi, allora questo era Tetris Wars, gioco che a me piace molto, molto interessante, e ve l'ho presentato per anticipare quello che arriverà più avanti, che è Tetris Effect di Tetsuya Mizuguchi per PlayStation VR, e anche PlayStation 4, si può anche giocare senza VR, ma diciamo che la morte sua al VR, perché ti trovi in un mondo che cambia di continuo. E questo qui era Tetris Wars, se non erro del 2003, ragazzi. Gioco secondo me fighissimo, bella questa versione PC, bella anche la versione Xbox, che è identica a questa. Purtroppo la versione PlayStation 2 è inferiore, è diversa, la grafica è diversa, ma ve la farò vedere probabilmente più avanti, quando riuscirò a fare gameplay della PlayStation 2, anche perché adesso la PlayStation 2 ancora non è abbastanza retro gaming, fra un po' diventerà proprio retro gaming, e io ho una marea di giochi originali per PlayStation 2, quindi ve li farò vedere tutti. Per questa volta è tutto, noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao ragazzi, con questa era Tetris Wars. Ciao ragazzi, alla prossima.